sono del Centro Studi Bruno Longo e introduco questo intervento che è molto chiaro dal volantino che abbiamo mandato, dove devo aggiungere che il volantino, al volantino che promuove questo incontro si è aggiunto la comunità di Via Germanasca, mentre oggi nel nostro incontro hanno assicurato la partecipazione di un rappresentante o comunque di una persona che viene dall'esperienza dei focolari, e poi credo ci sia anche Giulia della GESCI e poi un rappresentante dell'UCD, dell'UCID. E diciamo che questo incontro, avete visto dal volantino, nasce da un'esperienza e poi si aggrega con altre esperienze che già da tempo riflettono sulla modalità di come i cristiani danno un contributo alla città e in generale su come i cristiani si prendono la responsabilità di parlare della politica in senso alto. Noi sappiamo già dal percorso che abbiamo fatto e dagli incontri che si sono anche succeduti in questi tempi che questo tema è un tema che il Papa ha ripreso molte volte, non soltanto oggi da Fratelli Tutti, ma ha ripreso anche soprattutto a partire da Laudato Si e poi lo ha ripreso in molte circostanze. E voglio dire, questa capacità di legare insieme politica, bene, giustizia, e di legare anche insieme il tema della politica con la spiritualità, senza integralismi, senza mistificazioni dell'una che prevale sull'altra, caratterizza anche il nostro orizzonte di persone impegnate nelle associazioni o nei gruppi che responsabilmente prendono la parola su questo tema e cercano di portare un contributo alla città. E il titolo che il volantino presenta è proprio questa testimonianza, cioè quello di essere cristiani a Torino per costruire, per dare un contributo alla città, formando la comunità che sia solidale e fraterna. Quindi siamo dentro questo orizzonte. Per fare questo noi abbiamo pensato di avere un momento seminariale dove queste tre dimensioni, che sono le dimensioni che noi abbiamo scelto come ambiti sui quali concretamente lavorare per in questo cammino, la diseguaglianza sociale, la sostenibilità ambientale e il patto di costruire con le nuove generazioni, riflettono anche le persone che abbiamo invitato, no? Quindi proprio questa, adesso poi li presenterò ciascuno, ma ho già terminato perché le persone si inseriranno dentro questo percorso e ci aiuteranno a riflettere su questi temi, no? Sul futuro di Torino, su come costruire comunità all'interno della città, comunità fraterne e solidali, no? E poi anche questo patto intergenerazionale che in particolare poi alla presenza di Sara Meneghetti. Ecco, l'ordine sarà questo. Io darò adesso la parola a Valentino Castellani, che per fortuna non devo presentare, poi parlerà Sara Meneghetti e poi Pierpaolo Simonini, poi per ciascuno delle persone li presenterò al momento in cui darò la parola. Ci sarà un intervento di 15 minuti ciascuno, e poi ci sarà anche il dibattito, io farò un po' da moderatore al dibattito e poi Beppe Lia chiuderà un po' questo incontro. Siccome prima di collegarvi qualcuno ha giustamente citato Fiorenzo Alfieri, che è stato un pezzo importante della storia di Torino, come diceva Valentino Castellani, che nel suo intervento magari dirà anche qualcosa di lui, che ci sembra importante, visto che stiamo parlando di Torino e del futuro di Torino, che in qualche modo c'è, perché ci sono persone che hanno avviato anche loro dei processi, no? Questo tema che è molto particolarmente sentito anche dal Papa
e che mi pare anche una pedagogia importante che dà speranza e futuro, non è tanto quello di realizzare oggi, subito, immediatamente delle realtà, ma di avviare dei processi che diano speranza e futuro. Allora io darei la parola a Valentino Castellani, che ringrazio ovviamente, è un amico di tutti, una persona che noi vogliamo bene anche molto, e darei la parola perché ci aiuti a riflettere un po' sul futuro di Torino e anche sulle priorità che magari sulle quali noi dobbiamo cercare di porre attenzione per lavorare in questa direzione e dare un contributo alla città come associazioni e anche come singoli cristiani. Ti darei la parola, Valentino, grazie. Grazie a voi, buonasera a tutti. Alcuni vi conosco, altri sono felici di conoscere per la prima volta. Grazie del volermi bene, perché i nonni hanno bisogno di essere amati in questo periodo, no? Quindi cioè, fatemi solo una battuta, no? Sento molto la precarietà in questo periodo. Io sono un ottimista, non ho mai avuto tentennamenti, no? Ma vivo con un senso di inquietudine, ecco, questa precarietà che ci attraversa tutti, per cui secondo me il volerci bene è proprio la ricetta che ci aiuta a fronteggiare questa situazione. Dunque, io ho un quarto d'ora e mi atterrò strettamente al tempo che mi è stato assegnato, quindi non posso fare grandi discorsi strutturati, ma insomma in un quarto d'ora si possono dire tante cose. Beppe, quando ci siamo sentiti ieri sera, mi ha raccomandato di dire un po' quali sono le mie idee, diciamo, sul futuro prossimo di Torino, no? Quali sono le priorità, quali sono i problemi. Allora, io comincerei dicendo che ovviamente anche Torino, la città, è immersa, come lo sono tutte le città, non solo del nostro paese, insomma, in uno scenario molto complesso, no? E che per Torino è ancora più complicato, perché Torino era in difficoltà anche prima della pandemia. Cioè noi da almeno 4-5 anni, ma forse anche di più, abbiamo imboccato nella nostra città un declino, no? Un piano inclinato di cui non tutti si sono resi conto, eccetera, ma insomma, basta per questo, io non ho tempo di entrare in troppi dettagli, ma se voi prendete in mano i rapporti rota degli ultimi 3-4 anni e in particolare poi quello di pochi giorni fa che è stato presentato, vedete un po' come il tessuto produttivo imprenditoriale si è impoverito, la capacità attrattiva della città è caduta, il sistema culturale, parlavamo di Fiorenzo Alfieri, poi magari se mi viene dirò qualche battuta anch'io, ma insomma il sistema culturale si è frammentato, sbrindellato, insomma è una città che da alcuni anni non ha più una visione, non ha più un obiettivo, non ha più una meta condivisa, no? E questo era prima della pandemia, quindi dopo le cose non possono che essere evidentemente peggiorate. Io, se dovessi, e qui dico la mia prima affermazione, no? Che poi discuteremo insieme, spero, scambiandoci opinioni e magari anche non tutte condivise, ma insomma io dico la mia. Io credo che ci siano due grandi priorità oggi a Torino, due grandi problemi. Uno è quello che riguarda lo sviluppo, no? Se voi guardate tutti gli indicatori, la demografia, le imprese, bla bla bla, insomma tutte queste cose, no? Vi accorgete che il primo grande impegno, cioè quello di creare posti di lavoro, creare lavoro, produrre valore, no? È la priorità essenziale, assoluta, perché se non si produce valore, se non si creano posti di lavoro, non se ne viene fuori, no? Naturalmente lavoro buono, lavoro importante, insomma, quello che vogliamo, un nuovo modello di sviluppo, tutte le cose che vogliamo aggiungere, però non c'è dubbio che questa è una grande priorità per la nostra realtà, no? E la seconda grande priorità, che è strettamente collegata con questa, perché ci sono interrelazioni tra le due, è quella di ricucire
l'abisso, fatemelo dire così, o comunque la frattura che si è creata fra le due città, cioè quelli che stanno bene e quelli che stanno male. Questa differenza, questa divaricazione che c'è sempre stata, no? Perché è sempre esistito questo problema, ma insomma negli ultimi anni ha avuto un'inversione di rotta, naturalmente non solo a Torino, non solo in Italia, ma comunque è un dato di fatto. Quindi noi abbiamo proprio questi due pilastri, no? Creare valore, creare posti di lavoro, quindi il tema dell'attrazione delle imprese, della formazione del, diciamo, professionale dei ragazzi e delle ragazze, insomma quelle cose lì, da una parte, e dall'altra il grande tema strutturale dell'inclusione sociale. E allora io quello che voglio dire, questa è la mia seconda affermazione importante, no? Che almeno io ritengo tale, poi abbiate pazienza, insomma, no? io credo che siano necessarie oggi più che mai in questa situazione complessa quelle che io chiamo azioni strutturali sistemiche, cioè è di lungo periodo, no? Con una qualità progettuale alta, forte, che non vedo in linea di massima così diffusa nelle classi dirigenti della nostra città e non solo quelle della politica, In generale, no? La qualità, la capacità progettuale oggi delle classi dirigenti di Torino è, secondo me, modesta, no? E guardate che, e qui faccio una piccola digressione all'attualità, no? Andremo a votare la prossima primavera, sperabilmente, per il nuovo sindaco. Io credo che chiunque sarà il sindaco deve fare un programma di 10 anni, cioè bisogna che ci sia la visione del medio-lungo periodo per affrontare in maniera strutturata azioni che io chiamavo sistemiche, no? Guardate che nelle situazioni complesse, secondo me, gli interventi spot possono essere molto pericolosi. La metafora che sicuramente voi tutti conoscete, no? Quando si prende in mano un modello matematico non lineare, cioè si affronta la complessità, no? E c'è la metafora della farfalla che batte le ali a New York e crea un uragano, no? Nel Mar della Cina. Cosa vuol dire questa metafora? Vuol dire che un intervento puntuale, spot, no? Anche in sé buono, se non è inserito in una logica sistemica consapevole e di lungo periodo, rischia alle volte di essere controproducente, no? Fatemi fare solo un esempio, così ci capiamo, perché è mia abitudine essere concreto, no? C'è un grande tema a Torino, come in tutte le città, che è quello della mobilità sostenibile, no? Rispetto dell'ambiente, diritto alla mobilità di tutte le persone, eccetera, eccetera. E allora vediamo in giro un sacco di persone sui pattini elettrici. Allora, i pattini elettrici, allora lì si fa l'ironia, no? Si discute, sì, no, eccetera, eccetera. Preso in sé è fuori di dubbio una misura condivisibile, una misura anche plausibile e comunque buona. No? Ma se non è inserita nel contesto generale di dare una mobilità, allora può anche diventare controproducente. Io non voglio entrare in particolari, in dettagli, ma insomma credo che siate tutti in grado di trarre da voi le conclusioni, no? Quali sono i problemi concreti che ci troveremo davanti nei prossimi anni? Attenzione che la pubblica amministrazione, così come ridotta in questi anni, non è attrezzata a questa sfida, no? Nella pubblica amministrazione c'è un eccesso di formazione giuridica, c'è poca formazione tecnica, c'è poca formazione sistemica. Ognuno guarda il suo piccolo settore. Questa organizzazione dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli, non solo a livello municipale, a livello regionale, insomma in generale è così, no? Allora bisogna fare molta attenzione a questo problema, perché e allora c'è il problema di assumere
ragazzi e ragazze, no? Che siano nativi digitali, bisogna attrezzarla, però bisogna comunque creare delle squadre di persone competenti nei vari settori della città, perché è solo il gioco di squadra complessivo che dà garanzia che gli obiettivi siano poi condivisi e poi siano resi raggiungibili con le cose da fare tutti i giorni, no? Naturalmente bisogna stare molto attenti a non estrometterla la pubblica amministrazione. È la grande discussione che c'è in questi giorni sulla task force a livello governativo per i fondi del Next Generation EU, no? C'è bisogno di una task force? Probabilmente sì, perché anche nella pubblica amministrazione dello Stato le competenze non ci sono tutte, no? Però bisogna stare molto attenti a non estromettere, no, gli strumenti dell'amministrazione pubblica, perché sennò poi questi inevitabilmente si metteranno di traverso e la burocrazia renderà impraticabile la strada del raggiungimento. Allora, squadra, io direi che di fronte a questa sfida che noi abbiamo davanti, secondo me il paradigma fondamentale è la squadra, le squadre, se volete, no? Non riesco ad appassionarmi al nome o di chi sarà il o la sindaca di Torino nei prossimi anni. Certo che non è marginale, no? Perché ci vuole una persona capace, uomo o donna che sia, ma il problema vero è quale sarà la squadra che governerà la città, con quali squadre a livello di tutti i corpi intermedi che contano, no? Con le fondazioni bancarie, con l'Unione Industriale, con la Camera di Commercio, con il mondo del volontariato, le squadre, dove sono le squadre, no? Qual è la qualità progettuale che in ciascuno di questi ambienti siamo in grado di far crescere? Voglio concludere questi spunti che vi ho dato, che ho messo lì sul tavolo per la discussione, con una segnalazione di cose molto concrete, secondo me. Guardate che per quello che so, che conosco io, che vedo io, anche a livello in giro per l'Europa, c'è una specie di Bibbia, no? Che è sul tavolo di tutti e al quale anche l'Unione Europea si sta uniformando, che è l'Agenda 2030, 2030, l'Agenda delle Nazioni Unite, no? Sui 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, che se per caso non aveste ancora frequentato, vi suggerisco di andare a vedere, perché su internet trovate sia i documenti originali che tutta una serie, ormai una ricca letteratura in proposito, no? Allora, lì dentro ci sono una serie di cose estremamente concrete che sono considerate da più di 190 governi che hanno sottoscritto questa agenda per lo sviluppo sostenibile. Fra l'altro, sulla stampa di oggi c'è un bell'articolo di Enrico Giovannini, perché ieri è stato presentato il rapporto 2020 dell'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, e andandolo a vedere questo rapporto si scopre che, insomma, in Italia siamo abbastanza indietro, ecco. Però il paradosso dell'Italia è che mentre molte città, non Torino da quello che mi risulta, ma insomma molte città e molte regioni si stanno già uniformando a questo schema, no? Di indicazioni di intervento, il nostro paese invece è ancora molto indietro, cioè il governo italiano è ancora molto indietro. Allora, io direi che sono questi i materiali, no? Che noi dovremo prendere in mano. Fra l'altro vi segnalo che a metà gennaio, con le edizioni del Mulino, uscirà anche il sesto rapporto dell'associazione Urbanit che io presiedo, che mette insieme una ventina di università, che propone una serie di suggestioni e di interventi sulla traiettoria cosiddetta dello sviluppo sostenibile, con un'ottica particolare alle aree urbane. Ecco, allora io credo che si debba avere come posso dire, no? Noi cristiani, insomma,
una carta di valori che ci fornisce il combustibile della passione, no? E però poi anche una cassetta degli attrezzi molto concreta e molto determinante per gli obiettivi che abbiamo davanti e che sono, guardate, una sfida, secondo me, tra le più importanti che vedremo in questo dopoguerra, perché nei prossimi 5 anni almeno anche Torino, secondo me, dovrà affrontare la crisi sociale più pesante, più profonda dalla fine della guerra ad oggi. Ho finito, vi ringrazio. Ho impegnato 14 minuti, quindi mi fermo. Grazie Valentina, bravo. Grazie e soprattutto, come dire, avrai poi occasione di rispondere a tutte le sollecitazioni che nel dibattito ci saranno, quindi Con grande piacere, sì. Sarai presente con noi ancora. Sono curioso di sentire la giovane economista, perché non dico che sia l'unica ragione per cui sono qui, ma quasi. Ma diciamo che è una curiosità che condividiamo tutti e siamo anche molto contenti, ringraziamo anche Matteo che ci ha aiutati, Matteo Massai, a individuare Sara Meneghetti, che ha partecipato all'evento di The Economy of Francesco e che in qualche modo rappresenta parte dell'evento, di cui ci racconterà anche, credo, le prospettive che nascono da questa partecipazione, che ricordiamo una partecipazione ecclesiale, no? All'interno, ma credo che possa anche essere rimandata a un'esperienza che va oltre, no? La stessa Chiesa. D'altra parte volevo solo interagire su una cosa che dicevi tu, che il tema della complessità è un tema talmente importante, così poco praticato dagli elementi base della formazione. La scuola non è educata alla complessità. Questo è un grande nodo, e quindi in una realtà sistemica anche le cose si devono incrociare. Io darei adesso la parola a Sara Meneghetti. Hai visto quante premesse e quante attese abbiamo nei tuoi confronti, che ringraziamo moltissimo. E che apprendiamo anche da lei non soltanto la sua partecipazione, ma anche la sensazione che ci può raccontare dell'essere dentro questa sensazione di questo percorso che gli è stato chiesto di partecipare, anche la sua interazione con le cose che sta sentendo. Ti do la parola, Sara Meneghetti. Grazie a tutti, grazie anche per tutte queste premesse, per l'attesa. Spero di non deludere, ma inizio con il presentarmi. Sono prima di tutto cittadina di Torino, quindi conosco molto bene e abito questa città da quando sono nata. Faccio parte, come sono volontaria dell'operazione Mato Grosso, per cui anche per spiegarvi come poi sono arrivata a conoscere questa realtà di Economy of Francesco. Lavoro nell'azienda principale di Torino. Prima sorridevo quando Valentino Castellani ha fatto riferimento a competenze molto giuridiche nell'amministrazione. Io preciso che non sono un economista, sono una legale, un avvocato. Sono però appassionata di economia, perché economia è tutto quello che ci circonda. Nel 2019 il Papa ha lanciato una chiamata a tutti i giovani under 35 per iniziare un percorso. Prima è stata usata la parola processo, che ritorna tanto ed è ritornata tanto in questi mesi, per provare a cambiare questa economia che non ci piace e che è chiaro a tutti che non è sostenibile. Da lì è iniziato questo percorso. Era nato in realtà come un evento da svolgersi a marzo di quest'anno, a marzo 2020 ad Assisi. Ovviamente, come tutte le cose di questo periodo, la pandemia ha cambiato totalmente i piani.
Ma devo dire, forse per economia Francesco li ha cambiati quasi in maniera positiva, nel senso che da problema la pandemia quasi ha creato un'opportunità di cambiare e di iniziare un modo di lavorare diverso rispetto a quello pensato. Si pensava di incontrarci 3 giorni, di discutere, confrontarci con grandi personalità, grandi professori, premi Nobel, ed invece da marzo in avanti ci siamo trovati a confrontarci fra giovani e a dover strutturare, e riprendo alcuni concetti che sono stati detti prima perché mi ci ritrovo, a strutturarci in maniera anche complessa. Abbiamo tutti un percorso molto differente, quindi ci sono ragazzi che sono economisti, tanti imprenditori, alcuni avvocati, quindi come profili più giuridici, tanti ragazzi impegnati nel volontariato, quindi in realtà di associazionismo. Ed è stato ed è molto bello vedere come in queste discussioni ci sono tanti profili che si combinano tra loro. Lo stesso tema si riesce con competenze differenti, e ribadisco, condivido pienamente il discorso dell'importanza della squadra, squadra intesa come persone che però portano competenze differenti, ma che lavorano per uno stesso obiettivo. E quindi ci siamo ritrovati suddivisi in 12 villaggi, ossia aree tematiche, che affrontano diversi temi. Io per vicinanza e anche appunto per provenienza dal mondo del volontariato faccio parte del villaggio di diseguaglianze, e quindi in questi Non si sente più Sara, e non si vede più anche. Ecco, chiediamo agli altri per favore di disattivare l'audio, perché sennò. Grazie. E quindi ci siamo organizzati in questi 12 villaggi proprio per ribadire poi la complessità del tema economia, che spazia da agricoltura, cibo, diseguaglianze, finanza, politiche, sarà poi cruciale durante lo svolgimento del Project Work a cui abbiamo destinato. Di nuovo Steph, ecco. E quindi in questo processo qua di veramente confronto, creato qua, diventato quasi un po' per caso veramente dalla pandemia, abbiamo iniziato questo lavoro per arrivare all'evento di novembre, in cui hanno partecipato più di 2000 giovani. Ed il bello è stato proprio avere la possibilità di confrontarsi non soltanto fra giovani, che però hanno portato proposte, abbiamo portato proposte, ma di confrontarsi anche con persone con grande esperienza. Ed il risultato è stato molto positivo. È condiviso però da tutti che è soltanto l'inizio di un processo, quindi a conclusione di questi mesi di lavoro in preparazione di un evento ci siamo resi conto che l'evento si è trasformato in altro, si è trasformato in un processo che continuerà e che dovrà continuare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Siamo partiti con l'idea veramente di incontrarsi, scambiare, provare a capire come si possa cambiare il mondo in cui viviamo, soprattutto su una dimensione più ampia, perché tutte le riunioni che facciamo sono tutte molto trasversali da ogni paese, infatti già solo strutturalmente riuscire a trovare un orario in cui parlarsi con i vari partecipanti è già una sfida, perché vengono da tutto il mondo, ma oggi si sta capendo che poi da una dimensione globale dobbiamo scendere a una dimensione di locale. E la città, il nostro territorio, è sicuramente il luogo migliore in cui accogliere le provocazioni che il Papa ci ha fatto e la responsabilità che ci è stata data. Una delle riflessioni che mi ritorna spesso, e che sono concetti magari molto banali o molto semplici, però
racchiudono anche, almeno per me, la mia idea poi di cosa significa fare anche politica nella città e a Torino. La parola economia, vabbè, deriva dal greco, però è costituita da due parole, economia, che significano semplicemente gestione della casa. E per me è rivoluzionario, perché pensare che quando noi parliamo di economia, molto spesso pensiamo a, giustamente, non è scorretto, però a imprese, lavoro, banche, profitto. L'economia è molto altro, è anche quello, ma è altro. Cioè, è prendersi cura, perché gestire la casa è prendersi cura delle persone, delle risorse. E qui torniamo alla dimensione di città. In particolare stamattina leggevo il documento che avete inviato per la presentazione di questo incontro, e tre sono gli elementi e le priorità che avete giustamente individuato, che sono sotto gli occhi di tutti, che sono le disuguaglianze, la sostenibilità ambientale e il patto generazionale. Anche per me, e me l'ero appuntato questa mattina, è fondamentale per la nostra città, vista la situazione di difficoltà in cui ci troviamo, c'è la necessità di futuro. Futuro che però prenda già una prospettiva concreta nell'oggi. Cioè è un futuro che è da costruire in questo momento qua, però con una visione che non sia di qualche mese, che non sia di 1 o 2 anni, ma che sia almeno in una prospettiva, veniva detto prima, di 10 anni. Perché le decisioni che prendiamo oggi, sicuramente alcune dovranno avere un riflesso concreto nel breve periodo, ma non possiamo pensare, e qua lo dico in particolare da giovane, che una decisione che prendiamo non possa avere un impatto per i prossimi anni. Perché sennò prendiamo delle decisioni basate su presupposti totalmente non corretti. E anche il costruire il futuro di una città non si può costruire pensando a piccoli interventi. Quelli sì sono importanti, ma è necessario avere una visione, una prospettiva. Prima veniva detto, e mi fa sorridere, come poi molto spesso nei discorsi ci si ritrova, si parlava dell'Agenda 2030, che anche come economia di Francesco è sicuramente stato uno degli strumenti utilizzati, perché poi molti dei temi di cui stiamo parlando sono temi che sono oggetto di discussione ormai da anni. Credo che per nessuno non sia in dubbio che questa città, l'Italia, l'Europa, in realtà tutti i paesi hanno bisogno di cambiare modo di vivere, di cambiare il sistema economico, di dare molto più attenzione agli ultimi. E su Torino mi sono domandata in preparazione, ma che cosa sta facendo Torino sull'agenda 2000, in prospettiva dell'agenda 2030? Perché lì una piccola guida a livello di principi c'è già. In particolare mi sembra l'11° principio è sulle città sostenibili, il 10° è sulle diseguaglianze. Cosa sta facendo Torino? Nel cercarlo ho scoperto, perché probabilmente sono concentrati in alcune aree della città, che a Torino sono stati fatti dei murales sui 17 principi di sviluppo dell'obiettivo sostenibile, dell'agenda di sviluppo sostenibile. E mi ha fatto riflettere il pensare che si è deciso di, ed è bello, di pubblicizzare in qualche maniera, di renderli visibili questi principi con dei murales, ma non sono state pensate, almeno non sono state rese pubbliche, che io sappia, quali sono le azioni concrete per arrivare a Agenda 2030. Cioè, Torino, cosa pensa di fare per arrivare a realizzare, sarebbe ambizioso dire tutti gli obiettivi, però avvicinarsi agli obiettivi 2030. Si parlava di sostenibilità.
A parte, io mi piace dire sostenibilità non solo ambientale, la sostenibilità ambientale è fondamentale, ma sostenibilità significa tante cose. Sostenibilità significa inclusione, rispetto delle persone, sostenibilità assolutamente ambientale, uno stile di vita sostenibile. E allora la vera sfida di Torino e di giovani di Economia di Francesco, ma la sfida di tutti noi è riuscire veramente a essere concreti nelle azioni per la nostra città. La sfida del Papa, che ha rivolto a tutti, non soltanto ai giovani, è quella di diventare, entrare e provare a portare, a cambiare questa prospettiva oggi. E l'ha sottolineato molto spesso che le decisioni che prendiamo sul nostro futuro vengono prese in questo momento qua. E non si può pensare di non far parte di questo processo in cui vengono prese le decisioni. Spendo ancora un minuto sulla presenza e su uno degli elementi del patto intergenerazionale. È necessario, ma è necessario, c'è bisogno di tutti. Abbiamo detto prima che Torino e in generale ci aspettano sfide complesse, ma le sfide complesse non le risolvono soltanto i giovani, le sfide complesse non le risolvono soltanto le persone che hanno molta più esperienza di noi. C'è veramente bisogno di incontrarsi e di dialogare, di costruire un futuro assieme. Parlo da giovane, ma non più tanto giovane, nel senso che non sono giovanissima, sicuramente ricado fra i giovani adulti, cioè sono adulta. I giovani devono avere più coraggio, mettersi molto più in discussione rispetto a cosa avviene oggi. A volte viene detto, poi non so, che lo spazio ogni tanto uno lo deve anche prendere e devi anche far sentire che ci sei. E dall'altra parte le persone con più esperienza devono guidare e cercare di non prendere il posto, perché in questo momento qua c'è proprio bisogno che ciascuno faccia la propria parte. E quindi direi che questa è una sfida veramente per tutti quanti, per noi, per voi, di riuscire a creare una società, una città che non lasci indietro nessuno. È una delle parole principali che viene utilizzata in Economia Francesco, non lasciare indietro nessuno. E quindi nella città, nel modello di città che vorrei, nel periodo di 10 anni, e che abbia come base il principio di non lasciare indietro nessuno, che può significare assolutamente attenzione allo sviluppo e, come veniva detto prima, di ricucire un tessuto sociale che oggi a Torino inizia veramente a non essere più sostenibile. Dovrei essere stata anch'io nel quarto d'ora. Sì, tranquilla, tranquilla Sara, grazie di questa, anche della presentazione che hai fatto, perché era necessaria, delle cose che hai detto. Noi abbiamo anche una grande difficoltà, anche come associazioni, non riusciamo a intercettare i giovani. La prospettiva di lavorare insieme perché ciascuno possa realizzare il proprio talento e quindi quello che è, chi ha l'esperienza, chi ha anche le competenze e comunque anche il desiderio, il futuro, bisogna farlo insieme. Non abbiamo dei modelli in cui questa governance, come si dice oggi, abbia per protagonisti tutti questi attori, no? Per cui alcuni prevalgono sugli altri, e poi a volte il tema intergenerazionale diventa a volte retorico, come rischia di diventare retorico il tema dei poveri, il tema dell'inclusione, che sembra una pastorale specializzata per alcuni che ci sollevano dal, come dire, dall'ingrato compito di farlo anche noi. E invece è proprio in questo che dobbiamo cambiare questa mentalità e che dobbiamo farlo insieme, perché insieme ci richiamiamo fraternamente gli uni gli altri. Ecco, questo tema un po' della fraternità, questo tema un po' della comunità,
unita al rispetto anche del creato, è quello che ci ha indotto, anche grazie agli amici come Dino, come Gaetano, a introdurre adesso Pierpaolo Simonini, che avete visto è docente di etica sociale, ma lui insegna presso l'ISRR di Torino, ma insegna anche, mi pare di ricordare, religione a Cuneo, ma ha fatto parte del comitato, del gruppo di lavoro, meglio, di custodia del creato presso la CEI. Ecco, e poi fa tante altre cose che ci dirà. In realtà noi l'abbiamo chiamato perché lui un po' ha riflettuto sul tema della città, la città dell'uomo, la città di ogni uomo, perché io credo che abbiamo bisogno anche di questo orizzonte alto, vero quello che diceva anche prima Valentino, che i cristiani hanno una carta di valore che fornisce, diceva lui, il combustibile della passione, no? E poi ci richiama al fatto che poi dobbiamo essere concreti, come ce l'hai richiamato anche tu. È anche vero che questo orizzonte non possiamo darlo per scontato, visto che questo orizzonte, per esempio, non porta poi delle scelte univoche sui grandi valori, no? Come la dignità umana, il rispetto per lo straniero, anche la capacità di non innalzare muri e di essere contro ogni emarginazione, no? Bene, e allora io darei la parola adesso a Pierpaolo Simonini, che ci introdurrà, anche lui si inserirà in questi temi. Lo ringrazio molto, mi ha ricordato che lui ha fatto un intervento sulla Laudato Si al Centro Studi, gli ho detto ma non ricordo, poi appena l'ho visto ho ricollegato tutto, quindi io lo ringrazio e gli passo la parola. Grazie, avevo qualche capello in più quella sera dell'intervento. Sì, sì, infatti quello l'ho notato, insomma. Sono processi anche questi. Intanto ringrazio dell'invito ad essere virtualmente a Torino. Io sono quello che si definisce uno city user di Torino, nel senso che da una ventina d'anni ci studio e ci insegno, ma abito altrettanto felicemente a Cuneo. Però il tema della città è un interessante laboratorio, e avere un contatto costante con la vostra realtà, dico come città nella sua complessità e come associazionismo che la anima e resiste sotto molti aspetti, non nel custodirne un'anima e un fuoco, ecco, è sempre uno stimolo al pensiero e alla progettazione. Allora, intanto ringrazio anche la scaletta che mi ha consentito di intervenire per buon ultimo e quindi anche di raccogliere molti degli stimoli che ho osservato con una impensabile concordanza si ritrovano anche in ciò che sto per dire. Parto da una considerazione che faceva adesso Salvatore reagendo all'intervento di Sara, quando parlava del povero, perché io offrirò tre immagini, spero velocemente, tre immagini di carattere biblico, e sono convinto che alcuni anche degli scossoni che animano l'ultimo pontificato di Papa Francesco derivino dal fatto che ci ricorda che non si può proprio del tutto essere cristiani e leggere in qualsiasi modo la Bibbia, no? È vero, ci si può impegnare in forme diverse, ma alcuni aspetti sono vincolanti, e si parla dello straniero, si parla del povero, e si parla di un'economia giusta, solidale e così via. Quindi questi scossoni probabilmente sono anche avvertiti perché è un tempo in cui si chiede conto anche di una lettura più veritiera, più autentica di quello che è il codice tradizionale cristiano e biblico in generale. L'altro aspetto che riprendo da Salvatore per introdurmi è che una delle prospettive in cui leggere il testo è proprio quella del povero. Ce ne sono almeno altre due. Una è quella della croce. Per il cristiano la Bibbia va letta nella prospettiva di un dono di sé che diventa il senso pieno della vita. Un dono incondizionato, che non mette davanti degli stigmi, dei filtri o dei preconcetti. Quella che noi in termini politici e sociali chiamiamo inclusione o inclusività. Una seconda prospettiva è quella delle molte altre voci spirituali che nella storia sono risuonate sulle stesse domande, sugli stessi temi, ma la terza prospettiva che ci viene richiamata da un po' di anni è quella del povero. Certo, è difficile definire cosa sia povero, ma è importante, come diceva Salvatore, non delegare qualcuno a occuparsi di povertà. Anche perché, come ricordano Laudato Si, anche Fratelli Tutti, numero 169, mi pare, il problema non è occuparsi dei poveri, ma lavorare con i poveri
e direi di più imparare dal povero, no? Il povero ha una sapienza che nasce dal basso, è il classico processo che nasce bottom up, dal basso, e che si allarga in quelle periferie del degrado, dove la pressione dell'ambiente è molta, le risorse sono poche ed è necessario strutturalmente essere genialmente creativi. Nel mondo di quell'economia informale che nasce nelle suburbie e nelle periferie, c'è una sapienza economica e sociale del povero che fa ciò che non riesce a fare il potere, che lì non riesce ad arrivare, perché la crescita è disordinata, perché le risorse sono limitate. Ecco, allora il primo sguardo è questo. Il povero è una voce da ascoltare perché ha qualcosa da dire e noi abbiamo da imparare, no? Da imparare un'economia, da formalizzare ciò che lì nasce a livello informale, quindi da accogliere, da mettere a sistema, ma certamente da imparare una solidarietà, un modo di abbellire con il poco che c'è un ambiente in modo tale che i propri figli subiscano il meno possibile i colpi del degrado. E imparare anche, interessante, quando Laudato Si dice che anche il grido della terra passa attraverso il grido del povero. Pochi, come il povero, sono in grado di dare voce ad altre forme di povertà. Cioè, nell'area della povertà c'è una capacità di solidarietà senza idealizzare nulla, c'è anche molto conflitto, no? Però c'è una capacità di esprimere, di dare voce anche a chi la voce non ce l'ha. Le specie che muoiono, la biodiversità che si riduce, l'ambiente degradato e così via. Come diceva il teologo francescano, un tempo meno Leo Boff, e come ha ripetuto Papa Francesco nel Laudato Si, il grido della terra passa attraverso il grido del povero. Ecco, il povero è una prospettiva, è il punto di vista che noi dobbiamo assumere. Certo, è difficile perché noi a volte manchiamo degli occhiali per vedere dov'è il povero o per capire chi è, e questo è un lavoro urgente. Non essere paternalisti ma compagni del povero, e non essere predicatori al povero ma capaci di ascoltare la sua voce, il genio e la creatività che è in grado di esprimere, oltre che certamente anche dialogare e interagire per sollevare tutte quelle difficoltà di carattere culturale, economico e sociale che a volte opprimono e rendono a bassa soglia la voce del povero. Ecco, questa era un po' l'introduzione. Quello che cerchiamo di vedere tre immagini della Bibbia che mi sembrano significative per pensare l'impegno nella città. La prima è un'immagine che sembra aver poco a che fare con la città, ma ci arriviamo in fretta, è quella del diluvio e della distruzione. La Bibbia è piena di città che vengono spazzate via, distrutte. La prima lettura è quella di una punizione divina, ma se noi la impariamo a leggere bene c'è qualcosa sotto. Quando c'è una distruzione è perché c'era un progetto che immaginava di potersi reggere sulle proprie gambe e con uno schema preciso che è quello di crescere in continuazione in potenza. Questo è il progetto che nella Bibbia è destinato a essere distrutto, non per una punizione, ma perché non regge da sé. È il raccogliere ciò che non si è seminato. Il diluvio è l'ultimo episodio di un degrado della specie umana, così si racconta, no? Ecco, questo lo mettiamo sullo sfondo perché ci dice che c'è una sorta di teologia della distruzione nella Bibbia. La distruzione è un fenomeno che accade lì dove l'incremento di potenza è l'unica logica su cui si regge un sistema. E allora ecco che arriva il diluvio. Ecco che Israele viene spazzato via dagli Assiri e dai Babilonesi. E in questa teologia della distruzione però c'è sempre un dato costante, c'è qualcosa che rimane, cioè c'è un resto. Noè e la sua famiglia, i deportati a Babilonia, questo resto è significativo perché ci aiuta anche a leggere il momento presente. La nostra pandemia è un grande shock, ne abbiamo avuti almeno altri due di minore portata, ma abbiamo imparato a capire cosa sono delle crisi globali e sistemiche, quello del 2001 dopo le Torri Gemelle, e la scia del terrorismo, e quella del 2008 con la crisi dei mutui subprime, no? Questa però sembra avere degli effetti certamente più devastanti e incerti sul lungo periodo. Ma quella teologia della distruzione del resto ci aiuta forse anche a leggere meglio, lo può fare anche chi non legge la Bibbia, però per il credente questo è illuminante. E cioè, qualsiasi crisi, anche quella più spaventosa, non è una distruzione totale. Quella che si apre di fronte a noi è un tempo inedito, incerto, ma non una catastrofe e basta. Possiamo dire che ogni crisi, e tanto più è forte, tanto più lo fa, è l'accelerazione di processi. Il termine processo è ritornato più volte negli interventi precedenti e mi ha aiutato, come dire, a capire che qui si giocava qualcosa di importante, no? La crisi accelera dei processi. Ciò che ci sarà dopo non sarà mai del tutto nuovo.
sarà qualcosa di rinnovato, ma questo ci dice un'altra cosa, che se la crisi è l'accelerazione di certi processi, è il momento urgente della politica e del mondo tecnologico, economico, di governare questi processi. Perché noi, al momento della crisi, avevamo diverse cose in atto. Avevamo dei processi poco incoraggianti, si è parlato di disuguaglianze, e infatti è vero, nel mondo più o meno tutti hanno qualcosa di più, ma nel mondo tutti sono connotati da maggiore disuguaglianza. Cioè, la povertà assoluta si riduce, ma la povertà relativa è in fortissimo aumento. Noi sappiamo che per la tenuta del tessuto sociale, per la buona qualità dei rapporti, la povertà relativa è assai più grave che non la povertà assoluta. Perché nella povertà assoluta diffusa resta una propensione alla solidarietà, come dicevamo prima. Quando aumenta la povertà relativa di chi ha di meno rispetto a chi ha di più, si disgrega un tessuto sociale. Questi erano processi che avevamo già in atto e di cui non potremo incolpare la crisi pandemica. C'erano altri processi già in atto e che si possono anche vedere, che cos'è uno sviluppo tecnologico. Le scuole sopperiscono all'assenza da scuola con le didattiche a distanza, che funziona molto bene per tante persone e funziona molto bene anche per noi oggi, anche se non è un momento didattico questo, no? Ma quei pochi per i quali non funziona bene, funziona veramente male, peggiora delle condizioni. Perché c'è il problema di chi da casa ha bisogno di uscire per essere a scuola e avere un po' di discontinuità rispetto a certi tessuti lacerati, certe storie difficili, dove a scuola prendeva un modo di essere, di stare e forse anche un po' di respiro. Perché ci sono persone che non hanno la possibilità di avere un dispositivo e la scuola può anche darlo, però poi non c'è il traffico dei dati disponibile o non c'è semplicemente un adulto che ti sta dietro nel bisogno che hai di connetterti banalmente anche di infilare una spina. Ecco, quello mi sembra un'icona, un fenomeno abbastanza piccolo, ma un'icona interessante di quali processi avevamo già in atto e la crisi pandemica rischia di esacerbare. Però abbiamo sentito, no, l'economia di Francesco, l'intervento di Sara, ci hanno detto, e anche l'agenda 2030 di cui parla il professor Castellani, sono altri processi di altro segno che già pure erano in atto. C'erano anche cose incoraggianti, no? La sostenibilità come tema ambientale e quindi direi integrale proprio perché ambientale, no? Una maggiore attenzione a fare rete, a mettere insieme delle risorse in una prospettiva che non sia la massimizzazione del profitto dell'investitore, ma anche una redistribuzione del bene, a renderlo effettivamente comune. Anche questi erano processi che già erano in atto, non erano maggioritari, si stavano pensando, ma sono in fase progettuale. Riguardano economisti, tecnici, giuristi, chimici, eccetera, eccetera. Ecco, allora vorrei dire che la crisi pandemica è sicuramente un momento di distruzione, ma in quanto accelerazione dei processi ci mette un'urgenza particolare e questo è il momento di governare dei processi, perché c'erano processi buoni che non avevano spazio e che forse con la giusta politica che li sappia mettere a sistema proprio oggi o domani o dopodomani potranno ricavare uno spazio maggiore e più credibile, forse anche essere messi a sistema, cioè andare a scalfire quella logica per cui queste buone pratiche, questi processi sembravano esistere a livello di nicchia, ma non andiamo a toccare la cattedrale, no, delle grandi transazioni, del grande e-commerce, eccetera, eccetera, per fare alcuni esempi. Ecco. Seconda immagine, l'immagine di Babilonia. Babilonia è una città che è un bollino nero nella Bibbia, no? Si comincia con la città di Babele, che rappresenta ancora una volta questo progetto. Babele è definita come una città dove tutti avevano un labbro solo, cioè un'unica lingua e un unico pensiero. Questo pensiero era di arrivare fino al cielo. Di nuovo quel processo di crescita indefinita di potenza. E c'è uno scherzetto molto particolare perché quel progetto non sussiste, lì non si fa male a nessuno, ma non cadono dalla torre, ma si confondono le lingue. È il dono della ricchezza della differenza di pensiero e della diversità di pensiero, che lì per lì confonde, ma lì comincia la storia dei popoli. E quella Babele con un unico pensiero non esiste più. Ma nella storia degli ebrei e della Bibbia Babilonia ritorna al tempo dell'esilio. E quella Babilonia è una Babilonia che viene maledetta. C'è un salmo in cui il salmista dice «Possa prendere i tuoi figli, Babilonia, e spaccargli la testa contro una pietra». Però c'è sorprendente un profeta Geremia, che al capitolo 29 ci dà tutto un altro sguardo. Profeta Geremia è voce che parla per Dio,
e dice agli ebrei a Babilonia: restate lì e costruite case a Babilonia e piantate orti e alberi a Babilonia e prendete donne e fate figli a Babilonia. Per quanto tempo? Almeno 70 anni, dice. Dopo 70 anni vedrete che tornerete a casa. Quello è un passo poco noto della scrittura, specie dell'epoca dell'esilio, ma lo trovo altamente illuminante su che cosa significhi costruire una città. Tu non costruisci la tua città ideale nel tuo posto ideale dove siamo solo noi fatti alla stessa maniera, ma tu costruisci la città che abiti, che ti trovi ad abitare. Costruisci la città dell'altro, un po' come Don Milani è arrivato a Barbiana e si è comprato la tomba lì, perché ha detto: terra dell'esilio, questa sarà la terra in cui io vorrò morire. No? Questa è la fedeltà al posto in cui sei, ed è questo l'ideale di città. Non la tua città degli uguali e degli omologhi, ma la città di tutti, dei diversi, perfino di quello che ti ha deportato. E c'è uno sguardo profondamente intergenerazionale in quella esortazione di Geremia, perché fa passare 70 anni, e 70 anni erano almeno 3 generazioni bibliche. Cioè io non vedrò mai nemmeno più i miei nipoti o bisnipoti a cui ho raccomandato questo. Ma vi dico che solo allora potrete sperare di tornare nella vostra terra, quando avrete imparato a lavorare per il bene della terra dell'altro. L'alternativa sono quegli altri che sono tornati subito e hanno subito ricostruito il Tempio. Un po' come oggi c'è chi sogna prontamente di restituirci subito al vecchio modello di economia e di socialità. Non andiamo a mettere in discussione troppo di quello, no? Ecco, invece il coraggio è quello di esplorare la terra dell'altro, esplorare la terra nuova, costruirla, dare sguardo. Ecco, credo che lì c'è anche una osservazione interessante di giustizia intergenerazionale, perché per noi è un'urgenza la giustizia intergenerazionale. Significa lasciare alle generazioni successive almeno tante risorse quanto le nostre, no? Per poter vivere con almeno la nostra dignità. Lì è successo qualcosa che si è rovesciato, no? Nell'ultimo secolo. Da prima le risorse crescevano sempre, la generazione prima diceva quelli dopo avranno sicuramente di più. Noi siamo la prima generazione che comincia a dire occhio che quelli dopo avranno di meno se non ci limitiamo, no? Ecco, questa è una prima questione di giustizia intergenerazionale, ma Geremia ce ne insegna anche un'altra complementare da costruire insieme a questa. Occorre regalare uno sguardo, e si è parlato nei due interventi di prima proprio di questo, di sguardo, di sistemicità, di visione, di prospettiva. Non basta lasciare delle risorse se non ti do anche lo sguardo per cui tu a tua volta lascerai delle risorse, che è la dinamica genitoriale figli. Cioè un genitore non fa delle cose al figlio aspettando che il figlio faccia altrettanto, ma le fa aspettando che il figlio le faccia ai suoi figli. Ecco, questa è la transgenerazionalità buona. Regalare uno sguardo, offrire ai propri figli, nipoti e bisnipoti uno sguardo che ti dice abita responsabilmente e con amore la città dell'altro. Allora, e solo allora, potrai ritornare nella tua terra. E la terza immagine è quella della città celeste, Apocalisse 21, siamo proprio alla fine della Bibbia, no? Una città proprio stramba sotto tutti gli aspetti. È una città cubica, no? Tutti i lati uguali, 12 porte su ogni lato. È una città che ha delle mura forate da porte, perché per ogni lato 12 porte è un'iperbole, no? Una città aperta, irrigata da acqua che arriva da ogni posto. È una città sostenibile, diciamo così, che accoglie vita proprio perché ha le porte aperte. Ed è una città che non ha un tempio. Strano nella Bibbia trovare una città senza il sogno di un tempio sacro. Perché quella città è tutta un tempio. È una città che noi oggi chiameremmo sostenibile, che noi chiameremmo inclusiva, ospitale perché aperta, che non stigmatizza qualcuno, che non fa la differenza fra lo straniero e il residente o il cittadino, ma che dà cittadinanza nella misura in cui sei integrato, no, nel suo sistema. Ecco, in questa città non c'è un tempio, è tutto un tempio. Il che vuol dire, è come dire, particolarmente significativo per ciò che significa essere cristiani oggi. A volte ci spiace di vedere delle chiese vuote, ma ricordiamo che la nostra chiesa è la città, in prima battuta. Poi la chiesa e il tempio è il luogo dove trovare ristoro, dove recuperare uno stile, una condivisione, un dialogo, ma la città intera è il Tempio in Apocalisse 21. E quindi è la città come spazio dei diritti, dell'inclusione, dell'ospitalità, dell'economia civile buona, che valuta tanto i beni materiali e di consumo quanto i beni di relazione, no? Ecco, questa città
è lo spazio sacro, è una città che è sacra perché è luogo di diritti. E allora ritorno dove ho cominciato e concludiamo: il punto di vista del povero è necessario, ma dal punto di vista, potremmo dire, epistemologico. Per costruire una sociologia buona, un'economia buona, ho bisogno di assumere il punto di vista di colui che sta perdendo, di colui che è radicalmente dipendente da altri. E in questa prospettiva, allora, davvero la città è uno spazio sacro, ma di una sacralità che può essere condivisa da chiunque, anche se con linguaggi molto diversi. Credo che su tutti questi aspetti la politica abbia in questo momento l'occasione forse unica nell'ultimo secolo, di mettere a sistema tanti di questi tasselli e fare di questo momento un'opportunità non facile, sicuramente, perché le variabili sono molte, la complessità appunto ci insegna che ogni variabile può giocare brutti scherzi, ma anche inedite opportunità. E in questo senso la motivazione a far politica e anche l'intelligenza tecnologica, etica nel far politica sono quanto mai necessarie. Ecco, ho concluso. Grazie Pierpaolo, anche tu non hai scherzato, stimoli enormi che ci hai dato, che sono molto, molto interessanti, che peraltro vanno nella continuità delle cose dette prima, e c'è questo tema della frattura che dobbiamo in qualche modo recuperare. E poi non so se ho capito bene che poi tutte le cose che hai detto in fondo, quando il Papa parla che il tempo è superiore allo spazio, in qualche modo non dica proprio questo, no? Cioè che lo spazio che noi dobbiamo difendere è ciò invece da cui ci dobbiamo emancipare per evolvere verso un'altra direzione che accompagna questi processi e che poi li faccia diventare delle cose molto concrete. Ed è interessante che questa concretezza parti, dia già oggi un segno, cioè di un qualcosa che poi è uno sguardo lontano, ma che anche oggi si corrobora di qualcosa che noi possiamo già percepire e fare esperienza, che dà poi il gusto del futuro. Ecco, quindi io adesso ho terminato e io avrei tante cose da chiedere, ma lascerei la parola a voi. Io devo anche dirvi qual è la difficoltà, io non riesco a vedere giustamente tutte le persone, quindi io chiederei poi chi deve prenotarsi di farlo, io non vedo nessuno, quindi non saprei come darvi la parola, però direi che rimaniamo con questo spirito un po' di ricerca, poniamo delle domande. Questo è il primo incontro che facciamo tra di noi come associazioni e persone, che è un momento un po' seminariale. Quindi approfittiamo di questi relatori che ci hanno dato grossi stimoli per interloquire con loro, fare anche domande brevi, e poi avremo anche lo spazio per noi per fare le riflessioni sulle cose che dovremmo fare e che potremmo fare. Però approfittiamo di questo spazio, di queste persone, per chiedere, fare delle domande e degli approfondimenti. Quindi direi di essere molto contenuti, perché sono già le 7:10 e il dibattito dovrebbe concludere. Ci diamo una mezz'ora di dibattito prima di dare le conclusioni a Beppe, se siete d'accordo. Adesso chi gestisce le prenotazioni, io da qui non riesco a farlo. Edoardo Daneo può intervenire. Okay. Direttamente smutatevi, aprite il microfono e non so, direi un minuto, due minuti, tre minuti, non so di tutto. Tu sei il moderatore, sì. Io solo. Sì, io direi di almeno di dare due minuti a ciascuno per fare delle brevi domande, cioè, e poi di presentarsi anche, perché magari molti di noi non ci conosciamo, non dare per scontato che ci conosciamo. Grazie. Allora c'è Edoardo Daneo. Okay. Sì, Daneo. Buonasera, grazie dell'invito. Io faccio parte del CISV e anche delle comunità di vita cristiana legate ai gesuiti. E professionalmente sono il direttore del coordinamento dei comuni per la pace, che raggruppa 35 comuni di Torino, sulla cooperazione e l'educazione alla pace, alla non violenza, alla mondialità qui. Detto questo, ringrazio molto degli stimoli. Volevo dire che mi sembra che al contributo del professor Castellani, io credo che un terzo elemento importante per la nostra città in futuro sia quello dell'aprirsi di nuovo delle relazioni internazionali di cooperazione, ma europee, che forse ai tempi di illustri predecessori come sindaci Amedeo Peyron e poi Valentino Castellani hanno avuto, per esempio, due esempi in cui Torino veramente ha assunto un ruolo
nel panorama internazionale. Questo ruolo pian piano è andato spegnendosi, è il caso di rilanciarlo, e anche come cristiani è il caso di uscire dai nostri cenacoli dove ci chiudiamo a parlare tra di noi e uscire nella città, e far capire, appunto, dare una nuova speranza e una nuova prospettiva. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo dire riguarda l'Agenda 2030. Non ho modo di parlarne, ma volevo dire che in alcuni partner, città africane, ultime degli ultimi, stanno facendo un percorso per integrare non solo gli obiettivi, ma gli indicatori di qualità nei piani strategici della città. Su questo io ho partecipato a un'esperienza di alcune città del Burkina Faso che secondo me noi dovremmo importare, perché in questa fase in cui noi la gente è spaventata perché non riesce ad arrivare alla fine del mese, forse è il caso di confrontarci e di imparare dalle persone che non arrivano alla fine della giornata, cioè che la mattina non sanno come andare, eppure stanno crescendo da tutti i punti di vista, dal punto di vista della solidarietà, riducendo magari alcune fratture che sono anche più grandi che da noi. Il tema del divario tra ricchi e poveri è molto. Terzo elemento, c'è un'altra frattura, e poi ho finito, nelle nostre città, ma che forse non è solamente di Torino ovviamente, ma forse è un caso italiano, una frattura tra i dipendenti pubblici, chi ha un lavoro garantito, e coloro che fanno un lavoro da libero professionista e chi non ha un lavoro. Su questo voglio solo fare una battuta. Pensate che io lavoro insieme a tanti colleghi del Comune di Torino. Una buona parte di loro per mesi non solo non hanno fatto smart working, ma non sapevano neanche che cosa riassegnarsi, perché avevano dei lavori di prossimità con le persone. Allora qualcuno è venuto in mente di provare a chiedere, magari di rinunciare per esempio al buono pasto dei dipendenti pubblici a favore di chi non avesse niente. I sindacati sono saltati su dicendo che assolutamente questo non è possibile. Allora io credo che noi dobbiamo lavorare a una ricucitura tra queste componenti, perché sono d'accordissimo che la povertà relativa è quella che è più pericolosa per noi. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma nei prossimi incontri. Grazie. Forse. Quindi vorrei fare questa domanda. Quando il professor Castellani parla di un modello di sviluppo, anche per riprendere un po' quello che dicevano i due relatori seguenti, di quale sviluppo stiamo parlando? Perché un ritorno al modello di sviluppo precedente a molti di noi sembra proprio impossibile. Cioè basato sul... Sì, grazie Edoardo. Scusami Edoardo, ma bisogna dare un po' la parola a tutti quanti. Pregherei tutti di stare un po' nei tempi, perché poi vorrei dare la parola nuovamente ai nostri tre relatori per le repliche. Quindi chi si prenota? Vedo Gaetano Quadrelli. Scrivete in chat così. Ok, Gaetano. Sono Gaetano Quadrelli, Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. Ma intanto condivido molto il tema che poneva Castellani sulla centralità del lavoro. Io penso che oggi tutto lo sforzo che noi dobbiamo fare proprio per dare dignità alle persone è quella di investire sul lavoro. L'altra questione che mi sembra importante, e qui è un po' la domanda, penso che dobbiamo riportare al centro della politica il tema della responsabilità individuale e collettiva. Mi sembra che da questo punto di vista noi oggi stiamo veramente vivendo una situazione difficile, in cui dobbiamo riscoprire il bene comune, ma riscoprendo il bene comune noi riscopriamo anche il bene individuale. Cioè nel momento in cui noi lavoriamo per il bene comune, lavoriamo anche per un bene individuale. E questo forse vuol dire che Torino deve riscoprire un po' un'attitudine, se pensiamo agli anni passati, in cui un'attitudine torinese, mi sembrava che fosse quello dell'inclusione, quello della convivenza, quella dell'accoglienza, no? Cose che oggi stiamo facendo effettivamente fatica. E questo credo che sia una grande responsabilità della politica, no? In fondo, come anche il Papa, no? Ci richiama molto al tema della politica con la P maiuscola. E l'ultima cosa che mi sembra importante, che in qualche modo dobbiamo, è il messaggio che il Papa ha proprio lasciato in questa giornata per il 1° gennaio, il messaggio sulla pace,
che riprende il tema della cura. Ecco, io credo che noi oggi, proprio partendo dalla responsabilità, dobbiamo prenderci cura uno degli altri. Grazie. Prego. C'è un altro intervento che però ha un nickname che non... Maria Pia Valetto. Ok, grazie. Prego. Se non riesce a collegarsi, se c'è un altro, e poi diamo la parola. Sì, credo solo che Maria... No, ho tolto l'audio io, scusatemi. Prego, prego. Io sono Maria Pia Valetto, sono di Azione Cattolica e sono stata deputato della città di Torino dal 96 al 2001 per l'Ulivo. E, a me ha molto colpito il riferimento all'ascolto del povero che è stato dato come depositario di esperienza e di saggezza a cui si faceva riferimento, nel senso che rispetto a una città che si è impoverita non solo nella risorse individuali delle persone, delle famiglie, ma anche come istituzione nelle sue capacità di spesa, ben prima che iniziasse l'ultimo dei tre interventi, a me veniva da dire che noi dovremmo sicuramente con molto realismo dire ai cittadini che lo slogan dovrebbe essere per una città sostenibile del futuro e fare tanto con poche risorse anche economiche, che è proprio la saggezza del povero in fondo, come veniva spiegato prima, perché questo è anche uno degli elementi della sostenibilità. Aggiungo ancora una cosa. Io in questo momento sto insegnando in una scuola secondaria di primo grado il tema dell'Agenda 2030, soprattutto con la reintroduzione dell'educazione civica, è molto presente trasversalmente su tutte le materie. Quindi in realtà non è vero un'affermazione che ho sentito che in questo momento la scuola non cerca di farsi carico della complessità, cerca con gli strumenti che ha, perché come si diceva anche prima, ci surroga al problema della didattica a distanza con uno sforzo da parte di insegnanti che non sono, alcuni non sono proprio digitali, quindi però questo tema è assolutamente presente ed è vero che è un elemento in cui si passa dalle dichiarazioni alle azioni ed è fondamentale usarlo come elemento filo conduttore. Grazie Maria Chiara, adesso chi si è prenotato? Raffaella, pensa che sì, grazie Raffaella, prego. Sì, grazie Raffaella delle Acri, ma io anche volevo partire dalla tematica un po' delle povertà e della città più in generale. Uno dei punti mi sembra che oggi le politiche di welfare e di contrasto alla povertà, ma appunto di welfare più in generale, tendano a lavorare molto sul singolo cittadino, lo dico in modo autocritico perché anche no, se penso ai servizi delle ACLI in parte rischiamo di avere un po' questo limite, no? Cioè di rivolgersi al singolo e in questo rivolgersi al singolo essere poco in grado di attivare quei processi di capacitazione che come sempre sono processi che devono coinvolgere la comunità, non possono coinvolgere il singolo operatore con il singolo cittadino. Probabilmente questo capita anche perché la situazione della nostra città vede un aumento, no, del numero di persone che vivono situazioni di bisogno e quindi ovviamente si tende poi, le politiche tendono a settarsi di più sul bisogno più urgente, quindi no, su una fascia che tende ad aumentare di persone che appunto sono nel bisogno. Quindi io penso che si debba lavorare invece, mi chiedo appunto quanto ci siano le condizioni, non lo chiedo ai relatori, quanto vedano le condizioni attualmente nella città di Torino per invece creare quei circuiti virtuosi che richiedono sicuramente su questo tipo di politiche anche il coinvolgimento del terzo settore in una logica ovviamente non di subalternità, ma invece nella capacità di mettere a frutto quell'intelligenza collettiva, quella società resiliente, insomma tutti i temi di cui tutti parliamo e sentiamo discutere nei convegni, ma poi a livello di prassi, di pratiche invece si fa più fatica. Allora, cerco di concludere velocemente, credo che questo richieda, cioè non politiche settoriali, lo diceva Valentino Castellani, no, di questa difficoltà a uscire dall'idea di politiche settoriali,
invece politiche che creino una ricomposizione nei territori e che aiutino, ecco, su questo anche pezzi dei nostri mondi, invece a costruire comunità, quindi quella città come comunità. Allora, ripensando, e vado veramente a chiudere, all'esperienza, no, di Valentino Castellani, a suo tempo, a quello che è stata una Torino nella quale ovviamente c'erano tanti fondi, c'erano grandi progetti urbanistici, ma c'è stata anche la grande intuizione dei progetti di rigenerazione nelle periferie, i primi progetti europei che in qualche modo arrivavano, eccetera. Ecco, mi chiedo, insomma, un po' ai relatori un contributo sul cosa dobbiamo immaginare, perché è chiaro che non si può ripensare a quella stagione, il mondo è cambiato, è tutto completamente diverso, ma la problematica della ricomposizione sociale, culturale e all'interno delle zone più marginali, che non sono ovviamente solo le periferie geografiche, ma sono a macchia di leopardo nella città, è un problema, secondo me, uno dei più grossi in questo momento nella nostra città. Grazie. Grazie Raffaella. Se vogliamo stare nei tempi, c'è lo spazio ancora per due brevissimi interventi, poi darei la parola agli altri, scusandomi con chi magari vuole intervenire e non può farlo, però ci saranno ancora altre occasioni di interlocuzione. Chi, mi pare un certo Stefano, non so chi fosse, che ho visto apparire, aveva chiesto la parola, non sono riuscito ad appuntarmi il cognome. Non lo vedo. Va bene, allora se c'era un'altra persona che aveva prenotato può farlo. C'è Enrico che volevi intervenire, Enrico Peretti? Se l'audio non ti funziona, vediamo se... No, io non sento. Devi toglierti il microfono. Vai, adesso parla. Adesso c'è? Sì, d'accordo. Non è un intervento, è solo segnalazione di un tema. Ringrazio molto delle cose che ho sentito, tutte belle e importanti. Segnalo un tema... qui l'argomento è i cristiani e la città. C'è oggi un dibattito tra Francia e Italia sulla laicità, cioè la domanda è: i cristiani sapremo portare un rapporto spirituale alla politica, alla società organizzata politicamente, che sia spirituale, che sia umanistico, che non sia clericale e istituzionale. In Francia sappiamo, anche per le ultime cose, c'è un tipo, riaffermato un tipo di laicità che io trovo autoritaria, che mette a tacere le voci religiose e trasmette il limite peggiore della rivoluzione francese, che è importante per tutti, non tanto la fraternità quanto addirittura il carattere anticattolico della ragione che ebbe la rivoluzione francese. Ma questo tema, questo tipo di laicità, si può veramente discutere, pensarla in termini diversi, che sono di Panikkar, di Bori, anche di Papa Francesco, e che adesso non sviluppo, ma indico soltanto come tema di approfondimento e di riflessione che mi interessa e che potremo toccare di nuovo. Va bene, grazie Enrico. C'è lo spazio di un ultimo intervento, se qualcuno ancora vuole intervenire. Perché altrimenti io ridarei la parola ai relatori. Vogliamo ripartire da Simonini, così proprio anche su questa ultima sollecitazione. Non so se siete d'accordo, io sto aspettando, sto temporeggiando, se c'è qualcuno, perché vorrei anche essere, come stile, molto puntuale sugli orari che ci siamo dati, ecco. Quindi possiamo ripartire. Bene, allora darei la parola a Simonini a chiudere, anche ringraziandolo davvero per questo bellissimo intervento che ci ha fatto. Prego Pierpaolo, se vuoi dirci, vuoi interagire con qualche domanda. Grazie a voi, grazie degli stimoli, perché come sempre al momento dello scambio degli stimoli aprirebbe, no, con bisogno di maggior tempo, diverse prospettive di approfondimento. Intanto questi, il richiamo alla responsabilità e alla cura come prospettive valoriali su cui la politica o si impegna o non è politica per definizione. Può diventare contratto, può diventare calcolo di interesse, gioco di equilibrio, ma non certo politica nel suo senso più pieno. E sotto questa prospettiva, certo, meriterebbe un notevole approfondimento alla questione della laicità,
sappiamo e ci sono stati ricordati da Enrico Peiretti, insomma non uno chiunque, no? I rischi di una laicità alla francese. Sappiamo anche quanto sia difficile reinterpretare una spiritualità arrivando da una storia di cristianità, di appiattimento del valore spirituale con il potere, con l'autorità. Quindi certamente è un tempo dove il rischio di gettare via con i panni anche il bambino è molto forte, è anche sfidante però, perché qui si gioca l'autenticità. Quando c'è una struttura che ti blinda è anche comodo mantenere e custodire un tuo specifico, ma quando viene meno questo palinsesto, ecco, io credo che le cose di cui stiamo parlando sono il luogo autentico in cui oggi si gioca una nuova e profonda spiritualità. Lì dove, cioè, secondo me, si è in grado di marcare una discontinuità rispetto a un successo della vita che si realizza sul fallimento di altri, o a una incapacità di stare bene senza che gli altri stiano bene, una sorta di ricchezza autodistruttiva poi alla fin fine. Ecco, credo che per molto tempo si è detto il Vangelo non è morale, è un po' un leitmotiv di tante prediche, no? Io però vorrei dire che il luogo etico è anche un luogo principe della spiritualità umana, perché dove c'è l'etico, cioè dove c'è la chiamata a riconoscere l'altro per quello che è, incondizionatamente, poi con tutte le fatiche della diversità, della differenza, del disaccordo, dell'errore dell'altro e del mio, ma se tutto questo viene in un riconoscimento fondamentale, a prescindere, ecco, credo che qui si metta di nuovo a germinare qualcosa che abbia a che fare con la spiritualità, cioè col fatto che ciascuno di noi ha una dignità che arriva da altrove, che non può essere del tutto esaurita da logiche di profitto, di giudizio e quant'altro. E anche, direi, la capacità di sperare a partire da questa terra qualcosa che invoca un compimento ultimo, ma che già qui si inizia a sperare, perché si innesta un meccanismo alternativo, una logica diversa dei rapporti umani. Direi che la logica della spiritualità oggi è quella della domanda e se fosse possibile, cioè di sfidare con la testimonianza di un'alternativa che nasce magari come minoritaria, come apparentemente perdente. Non a caso è proprio nell'essere a fianco dei perdenti della storia che si realizza in prima battuta questa forma di testimonianza. Altri interventi li ho trovati tutti li ho trovati interessanti, infatti per ciascuno mi sono appuntato delle cose. Quando si dice come rigenerare le periferie, su quali assi, come può ripartire la cittadina, la municipalità. Ecco, credo che le reti di città abbiano cose interessanti da dire, che oggi i processi nascano più dal basso, ma da un basso strutturato, che non dall'alto. E non a caso il primo intervento citava l'esperienza di una città del Burkina Faso, no? Ecco che saper fare rete con esperienze anche molto distanti, cosa che la tecnologia oggi consente, è uno dei modi di riavviare dei processi anche dove una città si stanca perché ha una sua storia. Torino ha una sua storia di travagliato passaggio da realtà industriale e dell'indotto a una realtà dei servizi che ha faticato, diciamo francamente, ha faticato a decollare come tale e ha scucito un po' le periferie. C'è stata un'immagine simbolo che non va troppo enfatizzata sicuramente, ma quando sono scoppiate le proteste per il secondo lockdown, c'è stata quell'immagine simbolo di ragazzi che arrivavano dalla periferia autoconvocati, dicendo anche ci sono giovani di altre periferie come noi che stanno arrivando, e l'icona è quella di sfasciare la vetrina di Gucci, ma neanche in una logica antisistema, ma per prendersi le cinture e metterle da parte, perché il salotto buono, il centro cittadino, non è né sacro né appetibile, ma un luogo che custodisce strettamente dei tesori che ti fanno ricco e che ti fanno sognare. A te che però arrivi dalla periferia e quando vieni in centro si vede chiaramente che non sei uno di noi. Ecco, credo che queste siano icone, non vanno, come dire, enfatizzate, non ancora far troppe teorie, ma sono icone significative di cosa significhi ricucire, cioè portare un significato aggregante, portare bellezza nelle periferie. Nelle banlieue francesi si progettavano mostre di arte contemporanea per persone che poi faticavano ad andare a scuola perché i maestri sceglievano per ultimi, tranne quelli che si sentivano i missionari, quelle sedi. Ecco, allora, ricucire un lavoro paziente che parte certamente dalla scuola, dalla formazione. La formazione è un lavoro, è un lavoro degno. Tutte istanze da cui, secondo me, una municipalità, una città, ha modo di ripartire se riesce a mettere insieme delle intelligenze, delle capacità tecniche e direi anche delle voci competenti. Educatori, anche antropologi culturali. Ho letto un bello studio di un antropologo culturale, Carlo Capello, sulla condizione dei lavoratori torinesi dei disoccupati, meglio, dove davvero ha saputo dare voce a istanze mostrando come a volte ci sono delle logiche dove l'individuo è fatto carico di un intervento, si diceva prima,
che invece dovrebbe essere di sistema. Ecco, insomma, chiudo qui per non rubare spazio agli altri, ma grazie. Per dire che da tutti gli interventi ho ricavato ulteriori materiali su cui riflettere. No, grazie Pierpaolo, tanto sono certo che ci rincontreremo ancora in questo cammino, quindi io ti ringrazio davvero, passo la parola a Sara Meneghetti per il suo intervento. Ringrazio anch'io per gli spunti, anch'io ho preso appunti e mi ritrovo nelle riflessioni che sono state fatte. Mi sembra che uno dei fili conduttori di tutte le riflessioni sia nel cercare risposte su quali possono essere circuiti virtuosi, qual è il modello di sviluppo, come possiamo fare tanto con poche risorse. Mi sembra che il filo conduttore sia qual è il nostro fine, cioè quale dovrebbe essere il fine che diamo alla politica, all'economia e poi alla nostra città. Perché una volta che individuiamo, e non è mai facile, qual è l'obiettivo delle nostre azioni, il fine ultimo, allora forse può diventare un po' più semplice provare a pensare delle soluzioni. E il fine, mi viene da dire, della politica, dell'economia, del lavoro per la nostra città è essere al servizio delle persone e non, come veniva detto prima, si parlava di individuo e di comunità, di complessità, al servizio della comunità che è fatta di persone e mi piace dire non solo di individui ma di persone. L'altro aspetto viene detto appunto fare tanto con poche risorse, presumo anch'io, vista la situazione che stiamo vivendo, che le risorse a disposizione saranno sicuramente molto meno rispetto a quelle degli anni precedenti, e forse però un'opportunità di avere coraggio, perché si diceva prima della saggezza del povero. Quando si ha poco, uno deve trovare altre soluzioni, che magari in un momento di benessere hai più difficoltà a trovare. E probabilmente questo qua dovrà essere un po' il periodo della creatività e della fantasia. Non possiamo più pensare di utilizzare, e lo dico a me stessa, perché poi anche da giovani utilizziamo categorie a volte vecchie e soluzioni vecchie. Bisogna avere oggi il coraggio di pensare veramente a qualcosa di diverso, perché con gli strumenti, con alcuni, senza buttare via tutto, però oggi il mondo sta cambiando a una velocità immensa, ci siamo trovati dentro una pandemia senza immaginarcelo, e se non è questa l'occasione, è stato detto nell'intervento prima, di una crisi per cambiare, quando è che potremmo cogliere l'occasione per farlo veramente, se non oggi? Oggi è veramente il momento in cui forse alcune decisioni, che magari in altri momenti potevano essere poco popolari, probabilmente oggi potrebbero essere realizzate. Ed è una sfida enorme, perché significa, che in un altro intervento si parlava di responsabilità, che c'è una grande responsabilità oggi per noi. Per ciascuno di noi, perché poi non è solo il politico, la politica, lo sapete molto meglio di noi, la si fa partendo dalle scelte che facciamo tutti i giorni. E allora la responsabilità è veramente di provare a mettere in campo nuove soluzioni, non buttando però via tutto il buono che comunque negli anni è stato fatto. Grazie, davvero grazie. Allora proveremo a pensare a qualcosa di diverso e proveremo anche a pensare che tu ci potrai anche aiutare. Passerei la parola a Valentino, che chiude questo intervento, prima di passare la parola a Beppe, ringraziandolo anche lui. Ecco, a te la parola, Valentino. Grazie. Sempre giovane, però. C'ho una miniera di appunti, qui non riesco a dire tutto quello che devo dire. Ma intanto fammi dire, io non conoscevo Pierpaolo Simonini, può darsi che l'abbia incrociato nella mia. Volevo fargli i complimenti perché mi ha fatto un intervento bellissimo. Non posso intervenire su quello perché sennò non dico le cose che sono più, come si suol dire, di mia competenza. No? Allora,
Vado per piccoli telegrammi, ovviamente, no? Innanzitutto vorrei riprendere quello che aveva detto molto bene Sara Meneghetti, no? Ha detto due cose che mi hanno colpito. Intanto ha fatto un forte richiamo alla concretezza. Allora io vi segnalo e vi suggerisco di andarlo a scaricare, lo trovate su internet, è scaricabile in PDF, il rapporto ASVIS 2020 di cui ho parlato e di cui parla Enrico Giovannini sulla stampa di oggi, no? In quel rapporto ci sono degli indicatori che misurano la qualità e la quantità degli obiettivi sui vari territori, perché secondo me non basta fare, come dire, la festa degli alberi, fatemelo dire in un modo un po' scherzoso, no? Per costruire una cultura ambientale. Bisogna poi anche affrontare, per esempio, come sta facendo l'Agenzia delle Case Popolari, il tema del risparmio energetico negli edifici pubblici. Ma questo è, come si suol dire, un processo di lungo periodo, no? E allora lì ci vanno progettazioni serie, approfondite, eccetera, eccetera. Quindi la concretezza. E un'altra cosa che Sara diceva, che io apprezzo molto, questo patto intergenerazionale, secondo me è fondamentale anche per la formazione delle nuove classi dirigenti. Cioè dobbiamo mescolarci, no? Noi abbiamo molto da imparare dai giovani, naturalmente i giovani hanno, penso, spero, qualcosa da imparare dalla nostra esperienza. E uno dei grandi guai di Torino di questi anni, no? Io non faccio nomi perché insomma non sarebbe ingeneroso, ma è stato proprio quello di non essere stati capaci di costruire la classe dirigente che veniva dopo di noi. E se ne ho responsabilità, me ne assumo la parte che mi compete. Terza cosa, allora Raffaella, il tema del terzo settore, io credo che sia fondamentale, è una risorsa che è considerata, come dire, residuale, no? Non parliamo poi del volontariato. Allora io qui segnalo una cosa molto interessante, che qualche giorno fa, la settimana scorsa, sono stato coinvolto in uno di questi seminari online. Da vecchietto sto sempre in casa, per fortuna, insomma, mi hanno raccomandato di non andare troppo in giro, e la circoscrizione 7 sta impostando un piano di sviluppo territoriale della circoscrizione, no? Nel quale c'è dentro il lavoro, l'abbandono scolastico, eccetera, eccetera, il coinvolgimento del terzo settore su tutta una serie di obiettivi. E qui mi aggancio a quello che diceva Enrico Peiretti, stiamo cercando anche di infilare nella parte nord della città la Casa delle Religioni, che è andata un po' in cavalleria, perché fatemelo dire con tanta pazienza, l'amministrazione comunale non è riuscita a darci la possibilità di realizzarla, no? Perché io credo che il tema della laicità richieda di affrontare, di mettere a sistema la risorsa del dialogo interreligioso nello spazio laico delle istituzioni. Poi una cosa volevo dire a Maria Pia Valetto, che saluto. Direi che il senso del suo intervento lo chiamerei sobrietà, no? Un grande valore, secondo me, che dobbiamo mettere in campo, essendo le risorse limitate, avendo problemi di complessità, come abbiamo detto, è quello della sobrietà. Eliminare gli sprechi, insomma, ci sono già un sacco di cose, di buone pratiche in proposito. Infine, concludo con questo, io vorrei farvi soltanto un esempio, no, di cosa penso io dei processi, no, da innescare. Tutti ne abbiamo parlato e così via, e naturalmente qui attingo la mia esperienza, no? Quando all'inizio degli anni 90, quando nel 95, quindi sostanzialmente 25 anni fa, nell'amministrazione che io guidavo, cominciamo a parlare di cultura e di turismo, che a Torino praticamente non esistevano, no? E abbiamo innescato un processo che ha richiesto ben circa
più di 10 anni per diventare realtà, perché poi si è, come dire, evidenziato con la candidatura alle Olimpiadi, no? Ci sono voluti cioè 10 anni perché il PIL torinese per il turismo, la cultura, avesse grosso modo un 10%, se non sono male informato, no? Cioè è diventata un'attività anche di sviluppo della città. E quando con la buonanima di Fiorenzo, oppure con Ugo Perone, con Franco Corsico, discutevamo per esempio del cinema, e faccio questo esempio perché così chiarisco dal punto di vista della concretezza che cosa intendo per azioni sistemiche, no? Ci dicevano, tutti dicevano, Torino è la città del cinema, no? Perché il cinema era nato qui, eccetera, eccetera. Allora, Torino è la città del cinema, abbiamo messo in campo il Museo del Cinema, la Film Commission, è stata Torino la prima città a fare la Film Commission, adesso ce l'hanno un po' tutti, no? La Film Commission, il parco delle tecnologie multimediali negli stabilimenti ex di Corso Lombardia, dove era nato il cinema a Torino, e il potenziamento del Torino Film Festival, cioè un insieme di cose progettuali di buona qualità che fanno il sistema cinema a Torino. Ecco, allora, lungo periodo, no? Visione e valore sistemico delle cose che si mettono insieme. Se noi prendiamo ciascuno degli obiettivi dell'Agenda 2030, sull'obiettivo 11, che Sara Meneghetti ricordava, cioè quello che riguarda le città, e andiamo a vedere che cosa c'è scritto lì sulle cose da fare, proviamo un po' a scatenare la nostra fantasia, la nostra progettualità, in modo tale da mettere in piedi azioni sistemiche di lungo periodo su ciascuno di quegli obiettivi. Ecco, io credo che sia questa la grande sfida che hanno davanti non solo i cristiani, non solo i cristiani, poi i cristiani, non so, io amo pensare, amo usare questa metafora, no? Che noi quando viviamo il film della nostra città riusciamo a vederlo con i colori, no? Perché la fede, le cose che ci diceva Pierpaolo Simonini sono quelle che ci danno, danno spessore alle nostre emozioni, no? Ecco, però tutti insieme il film in bianco e nero lo dobbiamo mettere in campo e poi magari metterci anche un po' di Technicolor anche per tutti gli altri, perché c'è una passione civile, secondo me, che è altrettanto rispettabile della nostra fede. Grazie Valentino, ho ringraziato già gli altri relatori, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, darei la parola a Beppe per le conclusioni. Anch'io ringrazio davvero tutti per questo incontro, direi che è stato un incontro direi molto ricco di suggestioni, necessariamente essendo il primo incontro abbiamo messo sul tappeto tantissime cose e quindi è anche difficile fare una sintesi di quello che è emerso, anche se ci proveremo in qualche modo a mettere per iscritto le cose che ci siamo detti, ma era giusto così. Allora io per chiudere, vi rubo solo pochissimi minuti, dico solo alcune cose. La prima è, ed è quella che nel coordinamento noi si è detta, cioè che c'è la necessità, dopo questa prima esperienza che ha visto sostanzialmente un numero ristretto di persone partecipare a questo dibattito, che un elemento molto importante sia quello di allargare anche questa riflessione, questo dibattito, questo discorrere insieme sul futuro della città a un numero sempre più ampio di persone, di credenti anzitutto, ma anche allargandolo a chi ha interesse a lavorare con noi, a partecipare con noi. È un obiettivo impegnativo perché sappiamo che è già difficile con le nostre associazioni, ancora di più se pensiamo, non so, alle parrocchie ad esempio. Però è uno sforzo che nei mesi a venire noi vorremmo fare. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che qui io rilevavo un sostanziale consenso intorno a alcuni temi, cioè non ci sono state delle distanze, degli orientamenti differenti fra i vari interventi, magari delle sottolineature differenti, ma direi che si è andati tutti nella stessa direzione. Questo è molto positivo perché evidentemente favorisce anche l'identificazione di linee comuni.
quando allargheremo lo spazio del dibattito è altamente probabile che invece troveremo qualcuno che non la pensa così, e credo che però questo sia opportuno, sia anche un bene, perché far emergere le diversità, far emergere le differenze, anche elementi anche un po' di conflittualità, sia bene, nel senso che appartiene, direi, un po' alla fisiologia anche del nostro stare nella Chiesa e nella società, e quindi bisogna che impariamo anche a vivere questa dimensione. Terzo punto. Io credo che, anche questo raccolgo un'indicazione che veniva dal coordinamento, noi dovremmo lavorare non tanto adesso nel fare incontri prossimi su elementi molto tecnici, su programmi molto puntuali. Dovremmo invece lavorare molto di più sulle linee portanti che vorremmo fossero presenti in questa città sul lungo termine. È tornato molto questo elemento del progettare di un processo che deve essere governato, che deve essere, prima di tutto, deve essere in qualche misura progettato, identificato e poi anche realizzato, governato. E questo, secondo me, richiede una riflessione molto profonda e anche una capacità che dobbiamo mettere in campo è una creatività, c'è chi ha usato anche questo termine, una creatività che noi dobbiamo possedere. Sull'approfondimento dei temi credo che siano venute fuori diverse idee, ma credo che ci si dovrebbe muovere lungo le due direttrici che aveva dato Valentino, e cioè quella che lui ha chiamato il tema dello sviluppo, è quello della ricucitura, della coesione sociale sostanzialmente, che mi sembrano un po' i due ambiti su cui si è mossa anche un po' la discussione in questo nostro incontro. Ecco, credo che noi adesso ci ragioneremo un po' su, ecco, e proporremo di continuare muovendoci, magari io propongo, poi magari vengono fuori idee anche più brillanti di queste, riflessioni a partire da queste due istanze che mi sembra essere più emerse. E chiudo assumendo quella cosa che ha detto Sara alla fine, quando ha detto questo è un momento propizio. Direi, uso una frase un'immagine che è già stata usata per altre iniziative, per altre cose, se non ora quando, cioè il se non ora quando è questo è un momento propizio, è un momento difficilissimo, un momento complicato, però sono i momenti complicati in cui si riesce a progettare qualcosa di nuovo. Quando le cose vanno bene è difficile cambiare prospettiva. Vanno bene, quando va bene per qualcuno solitamente, non vanno bene per tutti. In questo momento in cui la difficoltà è una difficoltà comune, io credo che abbiamo anche degli stimoli a pensare e a progettare delle cose che vanno nel senso di un profondo, radicale rinnovamento della nostra città. E credo che nei mesi che verranno, se siamo capaci, sapremo anche fare delle cose interessanti. Io sono molto contento all'incontro di oggi, perché credo che ci abbia in qualche misura offerto una prospettiva. Ci ha detto che ci sono, prima di tutto ci sono stati più di 50 partecipanti, adesso io non ho visto esattamente quanti, ma credo siamo arrivati a 55 giù di lì, forse anche di più. E nonostante fosse un incontro tutto sommato ristretto, segno che evidentemente il tema interessa, e credo che soprattutto lo spirito con cui ci si è mossi, l'interesse che questi temi ha suscitato, manifestato, rivela anche una volontà di proseguire anche con una certa intensità, non in modo blando, proseguire anche con una certa forza. Davvero grazie a tutti, e colgo anche l'occasione per a tutti voi un augurio di buon Natale.
Buon Natale a tutti. Grazie. Grazie. Arrivederci. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.